Leo Martin Petrazza. Reo Martin Pedrazza nasce l'11 novembre del 1924 a Luserna, dove il padre gestisce un piccolo negozio di alimentari. Martin frequenta le scuole elementari a Luserna, le scuole industriali a Trento e svolge poi apprendistato presso lo scultore Rudolf Nicolussi di Bolzano. Nel 1942 la sua famiglia emigra per le opzioni in Austria, ad Hallein, Linz e infine a Stams. Svolge il servizio militare nella Wehrmacht e viene fatto prigioniero, trascorrendo un periodo in un campo di prigionia francese, esperienza che lo segnerà per tutta la vita. Nel 1946-47 frequenta ad Innsbruck la Staatsgewerbeschule, la specializzazione di pittura della scuola professionale, e dal 1947 al 1950 l'Accademia delle Arti Figurative di Vienna con i professori Franz Elsner e Herbert Böckel. Abita quindi alternativamente a Vienna e a Stams e svolge un'attività artistica professionale di tutto rilievo. Ma Martin non dimentica la sua Heimat Luzern, con cui mantiene i contatti. Das ist die Umgebung, wo ich in Luzern aufgewachsen bin. Das ist Lewe. Grün, also das ist Lewe, das ist das Lago, Stena Lago, und das ist der Kanetsch mit dem Kanetscher See. Und das ist von uns hinaus, und dort ist das 60 Kilometer. Das ist meiner Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die in Trient in die Schule gegangen bin, aber müssen zu Fuß hinunter und dann zu Fuß hinauf. Und wenn man Glück hatte mit einem Karren, konnte man eventuell ein paar Kilometer so. Es war um Weihnachten, wie ich in Prien studiert habe, und da ist der Schneepflug bis La Varone gefahren, damit die Corriere da, der Autobus, fahren kann. Und von La Varone, Luzern, nicht einmal der Schneepflug. Und das hat damals ein paar Mal, ist mal vorgekommen, 50 cm und oft auch 60 cm Schnee gehabt, frischen Schnee. Und da musste der Schneetram 12 Kilometer bis in unserem Dorf. Es waren natürlich dann immer auch Landsleute dabei, am Bus, die da hinauf sind, da auch zu Hause, nach, zu Weihnachten nach Hause sind, die draußen in der Ferne gearbeitet haben. Und die haben uns dann die Schritte vorausgegangen, wenn ein paar Buben, kleine Buben hinten nach waren und die haben könnten dann in ihren Fußstapfen hineintreten. Negli ultimi anni i contatti di Reo Martin Pedrazza con il suo paese natale si sono intensificati e le sue opere sono state esposte prima a cura del Comune nel 1989 e quindi del Centro Documentazione Luserna nel 1997, trovando ampio apprezzamento da parte di pubblico e critica. Nel novembre 2001 l'artista ha disposto la donazione al Centro Documentazione Luserna di 35 opere e del piano terra della casa paterna, la quale è stata trasformata in pinacoteca grazie anche al contributo della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di Luserna.
signor Martin, allora, cosa le dice la parola luserna? Luserna. Ecco. Quella è la parola luserna. Si dice luserna. Lì sono nato. Sono stato lì molto. Tutte queste robe sono state fatte a Luserna. Fra poco ci sarà una pinacoteca dedicata proprio a lei, a Luserna. Certamente, credo, speriamo. Speriamo che la facciano. Ecco, cos'è per lei la pittura? È tutto. Non ho fatto altro. Non ho fatto altro. Ho fatto per me era la vita. Lei è stato a Vienna, è stato in giro per l'Europa, però Luserna l'aveva sempre nel cuore? Sì, sì, logico. Ma c'era anche Luserna, perché sono lì i quadri che ho fatto a Luserna, per esempio questi. Ecco, lei è un cimbro, la comunità cimbra. Cosa dice agli artisti che vivono a Luserna, agli artisti cimbri? Ma sono le Kern, i Bothersmith. In Pedrazza si spegne il 7 giugno del 2010 nella casa di riposo di Haiming, vicino a Stams, dove ha dimorato negli ultimi anni della sua vita. Nel borgo del Tirolo austriaco rimane monumento alla sua arte e creatività il Pedrazzeum. La sua casa, trasformata negli anni dall'artista, come il suo mondo, come il suo corpo, tatuato con il tempo dalle mille esperienze della vita, la vita di uno dei figli della terra cimbra che lasciò un giorno il piccolo paesino sugli altipiani e andò nel mondo per diventare un artista.